Cari amici, siamo quasi giunti alla fine di quest'anno scolastico e come ogni finale che si rispetti, tantissimi sono stati gli eventi della settimana. E altrettanti sono gli appuntamenti previsti per la prossima. Hai proprio ragione, Bea. Andiamo con ordine. Lunedì sera, in tantissimi erano presenti allo spettacolo della scuola dell'infanzia. I bambini ci hanno accompagnato in un viaggio alla scoperta del mondo della giungla, attraverso la musica e il ritmo. Vediamo. Siamo capitati nel villaggio degli umani! Come nel villaggio degli umani? Sì, e questa mi pare anche una scuola. La scuola? Anzi, meglio, un campus! Un campus! Ma chi è che ha inventato questa parola? Un campus! No, Lodus! Qui comanda un certo padre Antonio Consonni. Oh, madonna, c'è un nome che fa fede. È un capo villaggio temutissimo, cattivo, Ma cattivo! È stato lui che l'ha inventato, quindi... Ho capito che lei... Sorridi! Bravo! Sorridi! Chiamerei i Magnifici 2! I Magnifici 2, erano tre i Magnifici 3. Sì, i Magnifici 0, li lasciamo perdere, loro sono piccolini, hanno tempo di... Ma mentre passeggiava ha sentito uno strano rumore, si avvicinò a quella barca e ha visto un cucciolo d'uomo. Oh, la pantera prese il cucciolo d'uomo e l'ha portato a mamma Lupa che aveva il cucciolo. Ma scusa, e se lui mangia il piccolo cucciolo d'uomo? Ma va, sei sempre il solito. Poi Mowgli diventò grande e si divertiva con i suoi amici. Ma sapete chi voleva mangiare il piccolo cucciolo d'uomo? La tigre Shere Khan. Sì, lei è proprio cattiva. La pantera voleva proteggere Mowgli e l'ha portata da mamma lupo. Guardate durante i giochi cosa faceva. Che si chiama Balù. Sì, fin da subito hanno fatto amicizia. Balù cercò di liberarlo, ma le scimmie rispettose iniziarono a tirare frutta. Balù con la sua forza fece cadere il tempio delle scimmie, ma guardate un po'. C'è il padre Antonio Consonni! Martedì pomeriggio all'Animare Palatenda sono stati gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della primaria. Gli studenti hanno messo in scena uno spettacolo interamente recitato e cantato in inglese all'istituto della maestra Laura Gandinelli. It's the story of Tommy and Eliza and very delicious stone soup. It is Sunday morning and they are walking in the mountain. I'm tired, can we rest for a minute? Sure, let's sit here on this rock. They can't help you. Tommy has got an idea. He has got a big pot in his sack. Stone soup? Yes, I've got a pot in my sack. We can make stone soup for everyone.
Can I help you make it? I want to help you. Of course. It's pretty. Is it ready? It smells good. It smells good. Vegetables and chicken. Vegetables and chicken. Yummy, yummy soup. Yummy, yummy soup. Yeah! In serata a far esplodere di musica la tensostruttura sono stati invece i ragazzi della secondaria, che vi hanno tenuto l'annuale concerto di fine anno sotto l'allegra supervisione del professor Roberto Grazioli. Stamattina l'intero campus ha vissuto un importante appuntamento, quello della messa di fine anno, celebrata da Monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano. Celebrare la messa, segno dell'amore di Dio per tutti noi e anche ringraziamento di Gesù al Padre per questo amore. Ringraziamo per questa meravigliosa esperienza di accompagnare nei sentieri del sapere e del mistero della vita questi giovani figli. La messa di oggi ci ricorda Gesù che nell'ultima cena da se stesso in servizio in nutrimento per i suoi discepoli, prima di morire per noi. Gesù vuol far comunione con noi. Questa è la cosa più bella che c'è. Gesù ha proprio imparato bene da sua mamma, giusto? Ecco, anche noi dobbiamo imparare a far così. Dovete imparare, ragazzi e ragazze, guardatemi. Dovete imparare ogni tanto, datemi ascolto. Parlo sottovoce così le mamme non sentono. Ogni tanto fare anche voi quello che normalmente la vostra mamma fa per voi, che vi mette in ordine quando avete messo in disordine, che vi dà da mangiare, che vi veste, capito? E non vuole ricompensa. Chi l'ha fatto da mangiare? La mamma, no? La mamma o anche la nonna, va bene. Il papà, bene. Allora abbiamo un panorama grandissimo. Nonno, nonna, papà e mamma. Scusate. Quanto avete pagato voi per la cena di ieri sera? Oh! E perché i vostri genitori vi hanno dato da mangiare senza farsi pagare? Perché? Perché vi vogliono bene. Perché vi vogliono bene. Ecco, imparate anche voi. Capito? Capito qual è la storia? Queste due donne, una vecchia e l'altra, si incontrano per servirsi a vicenda e per lodare Dio che finalmente cambia il cuore degli uomini e li rende capaci di volersi bene davvero. E questa è la cosa più bella. Avete capito? Perfetto. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Yeah.
Al termine della funzione, il nostro Loris gli ha rivolto alcune domande. Ecco cosa ci ha raccontato. Caro Vescovo Maurizio, come si è trovato in mezzo a noi? Molto bene, grazie, anche perché ho trovato dei ragazzi vivaci su alcune domande che ho fatto un po' impreparati, ma comunque molto vivaci, molto attenti. Avete cantato bene, avete pregato bene, mi sembra che siate molto soddisfatti. Anche un po' troppo contenti di aver finito scuola, però va bene anche quello. Può sintetizzare ai nostri amici quello che ci ha detto oggi? Allora, ho raccontato la festa di oggi. La festa di oggi, ti ricordi tu cos'era? Sì, la festa della visitazione. Benissimo. Queste due donne che si incontrano perché sono state visitate da Dio e sono state stimolate a vivere nell'amore, nella carità e servizio, e ho esortato tutti a fare la stessa cosa e a essere contenti di quello. Quale consiglio educativo vuole dare ai nostri genitori? Che imparino dalle due donne, Elisabetta e Maria, come si fa a essere a servizio, e si ricordino anche dei loro mariti, le mamme che ci sono, anche i papà. E poi davvero imparino molto semplicemente a essere contenti di voler bene i loro figli, star vicino a loro e farli crescere come meglio credono, imparando anche loro a loro volta cosa vuol dire diventare grandi. Grazie. Prego. Linea allo studio. Infine vi diamo notizia di un altro evento importante, l'incontro che i delegati della congregazione Sacra Famiglia, Rooting Capitolo a Roma, hanno avuto con Papa Francesco. Per l'occasione, il nostro superiore generale, padre Gianmarco Paris, ha regalato al Papa gli scritti di Santa Paola Elisabetta Cerioli. Sono lieto di accogliere i capitolari della congregazione della Sacra Famiglia. Aspettiamo in Mozambico. Aspettiamo nel Mozambico, santo padre. Sì. Grazie. Settembre. Prima di salutarvi, vi diamo notizia degli eventi dell'ultima settimana del nostro campus. Partiamo con l'imperdibile appuntamento con il musical del QDV. Solo chi sogna può volare. Si comincia con questa sera, con la primissima, e si continua per tutto il weekend. Non mancate! Il 3 giugno inizia una bellissima settimana, l'ultima di scuola, che vedrà un susseguirsi di eventi. Si comincia lunedì con le mini olimpiadi che coinvolgeranno tutti gli studenti della primaria in una serie di giochi divisi per case. Martedì si continua, se il tempo lo permetterà, con la festa dello sport, una giornata durante la quale gli alunni della primaria potranno sperimentarsi in diverse discipline sportive. Mercoledì 5 giugno l'intero campus sarà protagonista dell'evento del titolo Leggere è uno spettacolo, parte conclusiva del progetto di lettura. Sul palco tutte le classi rappresenteranno in modi diversi e fantasiosi il libro letto insieme. Giovedì 6 giugno protagonista sarà l'arte, in tutte le sue forme. Ci sarà infatti la presentazione agli studenti dei corsi di Creativamente. La scuola terminerà venerdì 7 giugno con la mitica festa delle case, durante la quale sarà decretata la casa vincitrice di quest'anno scolastico. Sarà decisamente una settimana intensa. Vivetela con noi attraverso le nostre dirette Facebook e sui nostri social. Da Maria Vittoria e Beatrice è tutto. Alla prossima settimana!